obiettivo sarà quello di presentare, diciamo, il rapporto tra sapienza e giustizia a partire da un testo sapienziale, che sarà il secondo discorso di Donna Sapienza nel libro dei Proverbi. È un discorso, insomma, molto, molto forte, in cui la sapienza si presenta, si autoelogia e anche presenta il suo modo di parlare, che è proprio segnato da parecchie caratteristiche e tutte hanno a che fare con la giustizia. Giustizia, rettitudine, sincerità, onestà, verità. Sapienza biblica e grammaticalmente parlando è un sostantivo femminile, no? In ebraico si chiama Chokmah e poi la traduzione greca è quella di Sofia, ambedue sono, anche come in italiano, sono parole femminili, no? E allora a partire da questo dato puramente grammaticale, no, è nata anche una grandissima discussione per vedere quale portata ha questo dato, se è semplicemente un fatto grammaticale come tante altre parole e non possiamo trarre nessun'altra conseguenza, o se questo fatto del femminile, no, abbia delle risonanze diciamo diverse. E io direi di sì, perché non è soltanto un fatto grammaticale. In tutti questi testi della tradizione sapienziale la Chokmah, la Sofia, viene personificata al femminile e questo significa che essa si comporta come se fosse una donna, anche se sappiamo che non è una donna vera e propria, è una personificazione, una creazione letteraria che hanno fatto gli scrivi di Israele. E quindi questa donna la vedremo come madre, come figlia, come innamorata, come sposa, come maestra, come profetessa. Quindi sono tutte immagini che sono immagini declinate al femminile e quindi qualcosa vogliono dire.